Buonasera a tutti, amici, amiche, come gli è? Tutto a posto? Tabacco, Chesterfield per voi. No, che ora con il governo Monti c'è da spendere meno, che mi sono già adeguato. Costa poco il tabacco però, Chesterfield. 2,50 euro quello da 25, se vi può interessare. Rompe un po' il cazzo stasse sempre a fare queste sigarette, però bisogna ammazzare un po' il tempo. Ma ora c'è Monti e ci pensa lui. Ha fatto il governo tutto schierato. Ragazzi, non c'è nulla a dire, vero? No, che c'entra? E tante cose, vero? No. I condannati, cioè, si dice che non ci sono più, però l'altro giorno erano in televisione, parlavano tutti quelli del PD, ma che cazzo vuoi? È finito il governo, è finito il governo Berlusconi, è caduta anche l'opposizione, cazzo fa? Ah, de devono appoggiare il governo Monti. E l'appoggiano, vai, non c'è problema, si appoggiano tra di sé. Si appoggiano tra di sé. Comunque non so se dire, va, con queste sigarette c'è da stare attenti, c'è da stare sempre in bilico. Non so dirvi se le cose andranno a migliorare o a peggiorare. Guardate un po' quello che sta succedendo in Egitto, insomma. Io dico che ormai, ma che cazzo. C'è un casino da tutte le parti, mazzate, fiammate, gente in piazza, gente senza lavoro, gente che non ne può più della corruzione, delle cose. Insomma, poche persone che governano il mondo alla fin fine, a quel dissenso, no? Che dovrebbe. Si sta creando proprio una buona società. I Maya non è che hanno sbagliato di tanto, ma è perché dice nel 2012-2013, quando è lì, insomma, ci sarà la fine del mondo. Ma la fine del mondo non sarà causata da eventi esterni o da eventi terrestri. Sarà causata dall'uomo, la fine del mondo. Ancora non ci siamo capiti. È l'uomo che sta nuocendo all'ambiente, alla terra, a se stesso. Ragazzi, la tendenza è questa. L'uomo sta rivolgendosi contro l'uomo e contro l'ambiente. Che cazzo di futuro ci può essere in tutto questo? Fate i vostri calcoli, insomma, pensateci ogni tanto, perché, come si dice, è l'unione, eh? Che fa la forza. Arrivederci.